Simmer e non bentornati nel mio canale. Io sono Balluccia Sims e siamo di nuovo qui con una Legacy Challenge. Quindi siamo tornati in casa Redfield Nell'ultimo episodio um, ci siamo salutati dopo il compleanno: sì, poco dopo il compleanno di Claire, che è diventata finalmente anche lei adolescente, e um, si sì, è raggiunto il livello di videogioco e siamo um, stati promossi al lavoro, vero, Rachel è stata promossa al lavoro. Eh, salendo quindi a livello perché il livello non l'ho guardato sinceramente. Uh, mamma mia, siamo in alto! È, è diventata una giornalista, cioè una giornalista investigativa per la precisione, dobbiamo ancora diventare giornalisti. Però comunque siamo a un buon punto della carriera, non possiamo lamentarci. Ora dobbiamo iniziare a scrivere degli articoli. Del rendimento è eh? vabbè, sì, direi che dobbiamo scriverli, darci una mossa. Perciò divertiti, sistema, queste, almeno la fame, e poi torna in pista. Ah, ho sistemato la stanza di, qua, di Claire appunto, perché essendo diventata adolescente i mobili sono gli stessi che ho usato per la stanza comunque di Jill, perché ho voluto fare lo stesso stile, ho cambiato soltanto, ecco, a lei ho aggiunto, è vero che avevo detto... Piccolo chiarimento: avevo detto che non avrei aggiunto roba per esempio per la palestra, così da mandare loro in palestra e non averla in casa, però è anche vero che um, mi è dispiaciuto un po' perché. Gill ha lo strumento musicale comunque che è una cosa che la caratterizza una sua passione, visto che ho pensato che Claire comunque invece ha la passione per la forma fisica, ho pensato almeno di metterle un uh, tapirulano in modo tale che possa appunto sfogarsi <ride> eh, appunto sì, dai dedicarsi un po' alla sua passione quindi vabbè, qui ho aggiunto solo dei poster la maggior parte come potete notare è in ambito sportivo, perché comunque lei è fissata con lo sport e a lei invece di una lampada qua ho aggiunto uno stereo, proprio perché ho pensato che potrebbe fare allenamento anche in camera so con la musica quindi sì, abbiamo raggiunto il livello 3 dei videogiochi e Rachel ci piacerebbe molto che tu entrassi nel club avanguardisti ma no no non mi interessa entrare in un club in questo momento credo no, no 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 per il momento no anzi mi interessa piuttosto che lei si sfami ma che è sto coso ma lo vedo solo io come se ci fosse una perdita d'acqua, ma veramente, ma la vedo. Ah, beh, perché la fontana? Oh, mamma santa. Ragazzi, sto fusa ancora prima di iniziare. Bene, partiamo bene. Allora, dunque, eh, c'è anche da innaffiare la pianta mucca. Uh, qui c'è un po' di gente, fermi lì. Ferma lì, per piacere, vai qua. Intervista. Allora, dovrebbe essere... Io faccio sempre confusione, ma dovrebbe essere intervista sulla vita. Dovrebbe essere questo. Quindi non dovrei far casino, insomma. Giusto? Sì, intervistiamo anche lui sulla vita, dopodiché questa è la, di nuovo l'amica di noi. Cioè praticamente vedranno la vita sempre delle stesse persone, però chi se ne frega. L'importante è ottenere una promozione. O meglio, migliorare il rendimento, perché qua... Dopo la promozione all'inizio fa sempre un po' schifo. Tu. Eh ah, beh, acquisito l'abilità di giardinaggio. No, tuo padre, guarda, ha urgente bisogno di andare in bagno. Quindi per favore tu, butta il cibo avariato. Questa la eliminiamo prima di subito perché se non so che fine fate tutte le volte attaccati a sta cosa. Via, via. Mollata? Ok. E cosa puoi mangiare? Vediamo un po'. Ah, ti sei attaccata la fetta di torta. Ma ora non c'è più la torta, dove te la pappi la torta, scusami. Dopodiché prendi una porzione. Ah, scusa, prima di prendere la porzione, tua sorella ha fatto il tè e poi non se l'ha bevuto, perché si diverte così con poco, capito? Che dobbiamo fare? No, dai, prendi questi perché si rovinano, scadono prima, ecco, dai. Dai, 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 scusate. Vediamo un po', vediamo un po'. Ma ci cioè, hai parlato con questi? Io non ho capito... No, tu la devi smettere di usare, di. cioè non voglio che diventi dipendente dal caffè L'hai fatto sì o no? Secondo me non hai fatto una mazza di quello che io ti avevo chiesto, vero? E infatti, yeee, yeah, che felicità Qua sono cresciute le pianticelle, quindi direi che poi Salim dovrebbe andare a raccoglierle Magari non adesso, però Tu come sta andando? Le stai facendo i compiti? Ma perché in camera di tua sorella quando hai la tua camera? Tutti in camera di tua sorella, yeee, yeah, un raduno familiare Visto che ci siete, allora chiacchierate un po'. Rallegra tua madre, va, che è distrutta. Complimentati per l'articolo recente. Sì, sì. Tutti i complimenti oggi, tutti i complimenti. Oh, dai, mamma e figlia. Ci sta, è bellissimo anche sta cosa. Io io le amo entrambe. Cioè, amo tutti loro, a dire il vero. Amo anche Salim. Salim, amo anche te. Quindi... Non puoi certo lamentarti. Ti amo. Non come ti amarei, c'è cioè, il mamma do mio, Ti amo anch'io. Dai, dai, su. Allora. Riprendiamo. Allora, l'obiettivo, ragazzi... Perché... Iniziamo ad avere un po' gli obiettivi del giorno, anche se magari abbiamo già passato un bel po' di video che sembra cazzarare, ma in realtà non abbiamo cazzarato per niente. Scusate il termine: perché io vorrei far trovare innanzitutto un lavoro. Si, sì, fai una doccia riflessiva che non fa mai male. Un lavoro a queste due ragazzuole, forse non so se farlo trovare anche a Claire perché. Ma che devi fare? No, 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 no. No, no, no. Non dovete prendermi i bicchieri d'acqua, avete rotto questi bicchieri d'acqua. Non guardarmi così, avete stufato. Puoi chiamare qualcuno. Sì, sì, fai una telefonata, chiacchiera con qualcuno, guarda, to. Ma cioè, com'è possibile che sei più amica tu con Marta che tua sorella? Vabbè, Marta sarà la tua migliore amica, allora che ti devo dire? Chiacchiera va. Qui come sta andando, Salim? Ce la fai? Oh, fatta il 65%, beh, questo se credo sia un libro piuttosto impegnativo, ne basta uno. Beh, basta, per, Cioè, però scusami, eh, io ora non voglio criticarti, ma sto piatto... Cioè, tua figlia sta facendo i compiti tu le lasci un piatto davanti, io non lo so, boh, vabbè. Ti prego, guarda, fatti a lavare, fatti a lavare, perché poi devi anche scrivere gli articoli e già sei a pezzi, vai, vai. E t'avviso, non ti attacchi alla caffeina, non esiste. Poi dopo mi sei saltata per tutto il tempo. Oh, tu hai finito i compiti. La brutta notizia è che ci sono anche le attività extracurriculari. Però io vorrei tanto che tu le facessi in camera tua. Ora, con tutto il bene del mondo, è vero che siamo tutti fratelli e sorelle, viva e viva. Però hai la tua stanza, no? Ecco, allora fai le attività extracurriculari qui. Uh, nel frattempo Salim ha finito di scrivere il libro. Salim, com'è andata? Posso contare su di te? Il libro della vita. Uh, genere soprannaturale. Vabbè ma... Com'è venuto fuori sto libro, scusa? Ah, forse questo non ce l'ha, però il... Vabbè, dai, noi, noi, questa volta vendiamola a un editore. No, non ce l'ha. Cattura la vita di un sim in un poema epico. Ciao, poi dopo mangia qualcosa e vorrei che velocissimamente ti occupassi delle piante, ma proprio sai, proprio in modo veloce veloce. Se possibile. Fai una porzione. Tu qua che fai? No, 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 ma, ma tu mi devi spiegare no? quello non è il tuo letto. Questo qui è il tuo letto. Questo. Quindi reclama questo letto. Oh, bene. Oggi è il momento, confidiamoci con mia figlia. Conversazione profonda, dai. Sì, sì, parlate. Cercate, di, cercate un dialogo. Eh, sì, tesoro, c'è cioè tuo padre nella stanza, l'hai visto? Ma parlate di bare, scusa? Ti prego Non dirmi che stavate parlando di bare, non, non dirmelo Cioè, con la mamma ha fatto argomenti leggermente un po' più Leggeri, come dire Allora, cara Rachel Dipende, vediamo un attimo come stai messa. Tu vai, lavoro fra 10 ore, cioè, tesoro mio, fatti giusto un pisolino per non stare proprio in stile rosso fiamma, però. Qua invece te fa vedere, dunque. Mm, hai fatto, eh, però l'hai fatto al 75%. Quindi no, non hai completato in realtà, eh, Salim. Eh, lo so, è una bruttissima notizia quella che sto per darti. Uh, che bello! C'è pure il vado rotto. Quindi vediamo un po'... Scrivi un libro di genere. Sceneggiatura. Eccola! Ma eccola qua, vicina! Ora, io non so perché faccio sempre crepare queste piante. L'unico che può occuparsene è Salim, quindi vai subito a nutrire questa pianticella. E poi giocaci un pochino, guarda, è così carina. Guarda, ti dà molte più soddisfazioni lei che tua figlia sotto certi punti di vista. Momento epico. Salim che nutre la pianta mucca. Se avete timore che possa ingoiarselo intero, Sappiate che non è soltanto il vostro, ma è anche il mio. Riusciamo a farla la sta foto, ok? Quindi abbiamo tutti lo stesso timore, ragazzi. Stiamo convivendo tutti con la stessa paura. Rachel tu però ti devi dare una mossa, tesoro. Sì, ma daglielo però, se no ti stacca una mano. Salim, guarda, te la stai cercando. Ma, non gliel'hai data? Gliel'hai data o non gliel'hai data? Se non gliel'hai data, ha fatto bene a mangiarti, io te lo dico, eh. Devi nutrirla. Dai, un paio di carezzine e poi lo so che sei al limite, ma... Quanto meno arrivare, quanto meno arrivare ad aver completato l'incarico del giorno. No, tu puoi alzarti intanto. Così poi non facciamo la fila per il bagno. Sì, perché il bagno, ragazzi, ho deciso che non uh, fare un altro bagno. Cioè, sinceramente non so, non saprei nemmeno dove fare un altro bagno. E poi la casa mi piace così come l'ho strutturata, non vorrei apportare delle altre modifiche. Quindi... Avranno un bagno solo e pazienza. Avevo, se no, in alternativa pensato poi di spostare eventualmente questa scrivania. Vi faccio vedere. E di magari, visto che questo bagno è molto grande, eventualmente in futuro dividerlo a metà e creare due bagni. Due porte separate. Questa potrebbe essere un'idea. Però, sinceramente, ancora non so. Devo pensarci. Com'è la colazione? Buona. Tutto a posto ok, perfetto, tutto a posto, dai, finito qua, direi che puoi andartene in bagno, famoso bagno che ci sta creando delle scompense psicologiche, psicologiche per te, psicologici, perché non so proprio che caspita fare, però penso sì che lo dividerò a questo punto, a questo punto sì, farò una divisione, Magari farò tanto visto che la, la, è sempre lo stesso posto, farò magari una porta qua dentro per non spostare questa. Insomma qualcosa ragazzi mi invento, mi invento perché effettivamente due bagni servono. C'è poco da fare. Allora scrivi un articolo positivo su Sergio e poi dobbiamo intervistare le tue figlie perché tutto questo finirà col 75%, mancherà un articolo. Quindi chi, chi intervisteremo? Lei, dai, forse. Tu nel frattempo, per favore, svegliati, perché tra un po' vai ad andare da scuola quindi è il caso che prendi una porzione eh, vedi fra un'ora, fra un'ora, perfetto. Prendi sta porzione e, guard e mangiala. Non al tavolo, però guardando un canale in tv così, un minimo. No, lui lasciamolo dormire perché poveretto, è stato sveglio tipo fino a tardi: tardi, tardi, tardi quindi. Lasciamolo in pace, direi che puoi intervistare tua figlia Ah, mi sono accorta però, proprio adesso, mentre Claire intanto già è andata a scuola e Jill non vuole schiodarsi dal divano Che abbiamo completato con lei solo uh, il lavoro, intendo gli articoli, soltanto al 50% Quindi sono quasi entrata in panico Vai a scrivere, ho dovuto anche far alzare Salim per farti fare sta cosa, forza Ah, eh, ragazzi, è un parto certe volte dei Sims, peggio di un parto. Salim, come va? Hai capito che ti devi svegliare, vero? Eh, Salim? Salim? Sì, quando vuoi, caro, eh. Tu stai andando intanto a scuola? Oh... Brava. Oh, Salim è tornato nel mondo dei vivi, perfetto. Vai a fare ciò che devi. Tu nel frattempo ti supplico, ti prego proprio, guarda. Vai a scrivere. Ma perdonami, tu stai ancora a casa? Ma che caspita ci fai qua? Vai via! Santa pace. Non ce la posso fare, non ce la posso fare. Allora, ha intervistato tuo marito che sei in ritardo per il lavoro? Per favore, scrivi un articolo positivo al volo su tuo marito e poi vattene a lavorare su. Basta, basta, ok. È stato bellissimo che vi amate tanto, fantastico, però basta. Allora, tu, qua c'è, so che è brutto da dire, ma qua c'è, ci sono gli avanzi di tua moglie, quindi top. Ma sentila lei, sentila, patatina. No, questo non lo vogliamo, ti ringrazio. Però ti vengono a nutrire. Dopo che ha fatto colazione con gli avanzi della moglie, ti vengono a nutrire, tesoro. Forza! Sei tutti noi perché dopo devi andare a lavorare. Diciamo che non sei messa più benissimo, io però al volo al volo ti farei giusto. eh, Sono in calo, comunque, ragazzi, guadagni dei libri, eh! Quindi usa il volo e disinfetta, non che 5.000 simole al giorno facciano schifo però Su, veloce perché vorrei mandarti con lo stato morale giusto e a sto punto ti mando anche in bagno Dai, però alza queste chiappette tesoro mio Vai eh, Tutto a posto? No, allora guarda, mi diverto tanto però direi che proprio non è il caso perché tu dovevi sfamare Ah, l'hai sfamata? Giocaci un po', sì, devi, ti devi un attimino relazionare con lei, perché... Oddio, un po' tutti, perché non vorrei mai che, visto che avete libero arbitrio, fate una triste fine per colpa della pianta, poi raccogli tutto. Guarda, io fossi in te mi sbrigherei, perché così poi te ne vai a lavorare, eh. Sì, siamo tutti affascinati dal tuo carisma. Allora... Dai, Salim... Oddio, ma dai, è bellissima. Io, allora dovete sapere, magari non ve ne fregherà un ciuffo, ma me ve lo dico lo stesso perché comunque si spiega perché io amo questa pianta profondamente. Io ho un debole per le mucche, cioè mi piacciono, sono dolcissime. E, e quindi questa pianta per me è fantastica, proprio l'amo Lui non sembra però molto sicuro di volerla accarezzare e capi lo capisco anche, non mi sento di giudicarlo, poveraccio. Per niente. Tranquillo, Salim, non farai una brutta fine. Basta solo che ci prendi confidenza, cioè, se ci prendi confidenza non ti fa del male. Vai al lavoro, vai al lavoro, Rachel, torna vittoriosa. Ho detto, petizione degli ammiratori. Gli ammiratori di Salim hanno iniziato una petizione online per far riapparire uno dei personaggi più amati, anche se è morto sei libri fa. Salim vuole soddisfare i propri lettori, ma l'editore pensa che sia un'idea stupida. Cosa deve fare? Eh, Beh, oddio. È dura questa, perché ignorare la petizione sembra proprio una cosa brutta. Far tornare un personaggio morto, ma sì, ma facciamo il... Ma facciamolo tornare, tutti adorano nel libro nuovo. Salim ha perfino trovato un modo credibile per far riapparire un personaggio dopo la morte. Aveva fi finto di morire per rimettere insieme la squadra. Aumento del rendimento medio. Vai così, Salim. Ok, otto, perfetto. Tu corri a lavarti perché direi che puzzi in maniera inesorabile. Proprio via, no, prima vai in bagno e poi guarda, fatti un bagno così ti rilassi. Proprio tu, che c'è? Molto triste perché? Per aver avuto uno sbalzo di umore, triste perché sono triste, non capireste, nessuno capirebbe. Eh, però tesoro, su... Ti stai, stai facendo amicizia con la piantina? Non, non dovresti essere triste. Vedi? C'è la pianta, lei ti vuole bene. La pianta ti vuole bene, la pianta ti ama, tutti con la pianta. C'è proprio un book fotografico insieme alla pianta mucca, praticamente stiamo facendo oggi. Vabbè, insomma, l'obiettivo odierno sarebbe far trovare almeno il lavoro a lei. Poi nel prossimo episodio, io vorrei concentrarmi. Magari prendo del tempo. Che c'è? Piange disperatamente per la vita. Ma no, ma perché? Lamentati dei problemi. Ma lamentati dei problemi. Non piangere. Oh mio dio, che è? Suona il violino. Ecco, guarda, ti faccio suonare un secondo il violino. Suona in cerca di ispirazione, dai, vai a suonare, che così ti passa la malinconia. La fai venire a noi. Oh, allora Rachel. Guarda, giusto per. Forse è il caso che anche tu conosci la piantina. Non perché voglia fare veramente un book con tutti, ma perché è il caso che non ti fai divorare. Sai, sei ancora la nostra erede, quindi non vorrei proprio che tu morissi. Ma mamma, poi guardala, sorride, è così tenera. Cioè, come si fa a non amare questa pianta? Qua? Io non lo so, io la adoro veramente. Ragazzi, vi sorride la pianta, ma dove trovate una pianta che vi sorride? Certe volte, nemmeno le persone vi sorridono. Questa vi sorride, ma che vogliamo di più? Allora, dai, che tua sorella poi ha finito di usare il bagno. Ti fai una doccia poi vai qua, e cerchi un lavoretto. Carriera, cerca un lavoro. Tu dove stai andando? Scusa, non per farmi gli affari tuoi. Un'insalata alle 4:30 e mezza del pomeriggio. Ma sì, perché no? Dai, ci sta tutta. Guarda un canale, dai, guarda un po' di tifoso. Tu, poveretta, cioè, direi che è proprio il caso che ti fa un pisolino perché sei più di là che di qua. Tu, durerà molto? Però sei migliorata. Cerca il violino per suonarlo, si blocca un'interazione aggiuntiva e montando la propria villa di violino. Vabbè, senti, sì. Serve che trovi il lavoro, basta così. Ho 922, perché è un diminuito il tuo stipendio? Cosa, cosa hai combinato, Salim? Vabbè, senti, fai una cosa, vai qua, vicino, vicino a tua moglie, fai un pisolino con Pigrizia perché direi che è il caso. L'unica che sta bene sei te, quindi guarda, non so, veramente, complimenti perché sei una tosta. Colli ma non molli così, così mi piace allora dunque vediamo un attimo io non posso posizionare tipo oh che carina questa però la posizioniamo ma sì ma perché no dai questa si può mettere qua dentro così non le buttiamo sono carine comunque. Per, sì, però sei molto giocosa, quindi datti una calmata perché non vorrei che ti venisse tipo un colpo. Facciamo così: mm, ti faccio subito passare il divertimento. Vai a fare i compiti, va. Vedi che così il divertimento ti passa: ti passa il, ti passa il brio proprio, vai. Oh, è arrivato il momento tanto atteso? Sta per trovare un lavoro? Quale lavoro farle fare? Seleziona che carriera per Gillian. Barista. Se ami frequentare la caffetteria, allora. Direi che ovviamente ci serve un lavoro nel fine settimana. Perché è già questo è un problema. Cioè, subito dopo la scuola, poverina, mi sembra veramente una cattiveria. Quindi... Però non c'è babysitter. Perché babysitter non c'è? Misteri della vita. Babysitter non c'è. Quindi direi che non abbiamo scelta. L'unico è quello. E eh vabbè. Sai mi frequentare la caffetteria e conosci già tutti i nomi fantasiosi delle bevande? Perché non ti fai pagare per questo? Ma sì, vai così. Cerca un lavoro. Gina deve cambiare, deve cambiare lavoro diventando miscelatrice dei chicchi? Ma perché aveva già trovato un lavoro come babysitter? Ragazzi, ma che mi sto veramente rincretinendo? Di brutto? Ma quando aveva trovato sto lavoro lei? Oddio, ragazzi, io sto proprio messa male. Non me lo ricordavo proprio. Ecco perché non c'era. Cioè, dai, ragazzi, io sto fuori comunque, ve giuro. Devi anche avere il livello 2 in carisma. Madonna santa. Proprio non mi sono resa conto minimamente. Vabbè, allora direi che magari in questo episodio, per non perdere, per non. proprio. Cioè, almeno un obiettivo, facciamolo, facciamo trovare lavoro a lei. Quindi appena finisce di fare i compiti, glielo facciamo trovare. Senti, chiama qualcuno perché tu mi fai una tristezza infinita a me. Oh, chiama la linea diretta con la tristezza. Cioè, ripigliati un attimo, parla con tua sorella. Ecco, parla con tua sorella. Chiama, che, che cosa stai facendo? No, non rimettere il piatto dentro, ti supplico. Mangia quelle frittelle malefiche. Cioè, mi dispiace vederti così triste, ma non è un motivo per, per rimettere un piatto smangiucchiato nel frigorifero, tesoro. Su. Cerchiamo di essere realiste. Cioè, io la amo, per me è bellissima. Sarò di parte, non lo so, ma per me è bellissima. Cioè, sono bellissime entrambe, sia lei che Claire sono proprio belle. Hanno preso il meglio da entrambi i genitori. Qua, come vedete, ci sono sempre piatti. Dai, finisci quella porzione. Poi ti mando a fare un pisolino, dai. Dovete anche innaffiare le piante, comunque. Ecco, lamentati dei problemi con tua sorella. Tua madre dove va? Che è pericolosa? No, allora guarda, lasciale un attimo stare perché stanno in una situazione critica in questo momento. Tu servi la cena, piuttosto. Fai, fai un, formaggio, un formaggio grigliato, del formaggio grigliato, dai. Che è, no 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 no, non ascoltiamo musica ad alto volume perché non voglio diventare sorda, tesoro. Fai una conversazione profonda con tua sorella. E vedrai che passerà. Ma siete così carine, ragazze, siete così belle. Vabbè, oddio, in questa posizione poveretta. Non è proprio il caso, sembra strabica, poveraccia. Comunque, sì, io nel prossimo episodio vorrei proprio mandare magari loro al parco e cercare di farli conoscere qualcuno, perché. È divertente, dai, sì. E in questo facciamo trovare un lavoro a lei. Perché. Visto che non mi ricordavo assolutamente che l'avesse già trovato, Gil. So, ragazzi, l'età avanza, è qua un casino. Allora, dunque. E a questo punto farò la prova fuori delle prove fuori dalla registrazione per vedere se riesco a fare perché il bagno così mi piace tanto obiettivamente però per vedere se riesco a fare questo famoso doppio bagno due bagni in uno fai una doccia riflessiva e poi devi scrivere anche dei libri però bel lavoro fra due giorni quindi te la puoi prendere comoda obiettivamente dai facciamo il tempo di far finire i compiti a lei così le troviamo un lavoro e poi concludiamo qua per oggi perché non abbiamo assistito a molto però dai, avete assistito alla, alla nascita della pianta mucca, direi che è fantastico. Quindi... Prima che qualcuno ti freghi il posto davanti al computer, cioè il bello è che c'è lei che è depressissima, Jill, e invece lei che è molto giocosa, proprio sono... Direi che tu farai la barista a questo punto, quindi... Oh mio dio, poverina. Ma tesoro mio, però riprenditi un attimo, ma che dobbiamo fare? Chiedi un consiglio, dai. Chiedi un consiglio a tua madre. Qual è il problema? Sto piatto qua, malefico, proprio non riusciamo a toglierci il vizio, eh. Oh, aspettate, vabbè. Babysitter no, perché lo, già lo sta facendo. Barista, 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 barista. barista. Ma sì, dai, facciamo barista. Proviamo una cosa diversa. Sei contenta che hai trovato un lavoro? Claire lavora come miscelatrice. Senti, tu sei quella che sta meglio di tutti, quindi fammi una cortesia. Va innaffia perché qua piante, se no, fanno veramente una triste fine. Scrivi e prendi a scrivere. <ride> Salime la pianta a mucca. È bellissimo. Gestione della rabbia. A volte divento così furente di non sapere cosa fare. Come posso occuparmi delle cose quando non riesco nemmeno a. Ah, vabbè, sviscere l'argomento con qualcuno, fai un allenamento, no? Sviscere l'argomento, parla, parla, è importante parlare. Tu invece... Vi prego, vi supplico, vi scongiuro. Ma che è sto schifo qua? Vabbè. Ma veramente, ma che è? Io non, non pensavo potesse puzzare anche questo. Qua ogni tanto c'è qualcosa che puzza. Siediti per favore così mangi in modo umano. Allora ah, ragazzi direi che possiamo concludere quale episodio. io sono veramente rimbambita, vi chiedo ancora scusa se non mi ricordavo assolutamente che lei in realtà aveva già trovato un lavoro, non me lo ricordavo proprio, veramente vi chiedo scusa, ehm... però abbiamo assistito alla nascita della pianta mucca in questo episodio e anche Claire ha trovato un lavoro, quindi direi che possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti, che vuoi fare tu? Ah no, perché? Perché l'opzione prima di leggere? Sì sì, butta il cibo avariato... E poi per amore della pace finisci le attività, fai le attività extracurriculari. Quindi direi che qualcosa abbiamo visto, non molto però, piano piano andremo sempre più avanti. E nel prossimo episodio appunto volevo approfittarne per portare le ragazze magari al parco un pomeriggio. E perché no, far conoscere loro magari qualche ragazzo. Perché cioè, dai, è pure giusto che abbiano un fidanzatino. Che dici Salim? Ecco, la faccia dice tutto. Questa. Ma questa è la faccia di Salim. Va bene. Allora, io direi quindi che uh, ci fermiamo qua. Vi ringrazio per aver visto l'episodio e spero vi sia piaciuto. No, vi prego, non mi dite che avete avete rotto la vasca. Ma perché mi fate questo? Perché la ripara la va? Vi ringrazio tanto, quindi per aver uh, Seguito questo episodio. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace e lasciatemi un commento perché mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti e rispondere. Rispondo a tutti, quindi lasciate un commento. Vi invito anche a iscrivervi al canale perché, siccome sto, sto mh, facendo numerose sfide in questo momento, quindi c'è anche in ballo una Disney Legacy Challenge, una Rex to Riches, una 100 Baby Challenge. Così non vi perdete mh, niente se siete interessati e inoltre vi invito anche a iscrivervi ai canali di mm, un bel po' di persone, siamo aumentate adesso, beh, dai, non esageriamo. C'è sempre Dream Black like Moon che fa gameplay con The Sims 4 e con The Sims Medieval. Poi c'è il Drago Invisibile che invece fa gameplay con la PlayStation 4, quindi vi consiglio di andare anche nel suo canale e di iscrivervi. Inoltre, poi un altro, uh, diciamo, gamer che fa gameplay con la PlayStation 4 è Death Gamer. E infine c'è anche Jay Simworld, che fa invece gameplay con The Sims anche lei. Quindi ci dividiamo fra The Sims e PlayStation 4, insomma, facciamo veramente di tutto qua. Bene, io vi ringrazio ancora, vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Spero che vi siate divertiti, qua sta impazzando tutto, quindi è meglio andare perciò sul sul simmers si e non